oggi 4 maggio, inizio della fase 2. Com'è stata la risposta della gente e cosa vi aspettate per questo nuovo inizio? Beh, ancora è presto, sono appena le 8, però mi sembra che c'è un certo risveglio, nel senso che la gente aveva voglia di tornare al bar e di tornare a mangiare un'arancina, anche se tecnicamente non si potrà fare proprio qui al bar, ma come sapete l'asporto prevede che noi consegniamo la merce alla gente e poi la gente lo porta via e non può consumarlo qui al bar. Io mi aspetto una buona risposta perché da 2 mesi le persone sono chiuse in casa, hanno voglia di uscire, hanno voglia di bar, hanno voglia di socialità. E quindi io credo che la risposta sarà buona. Su me ci potrebbe anche anticipare al 18 maggio la riapertura degli esercizi pubblici, perché effettivamente in Sicilia mi sembra che la linea dei contagi sia ormai molto, molto bassa. Naturalmente anche qui è una grossa incognita, un rebus, perché non sappiamo a quali condizioni potremo riaprire i nostri bar, i nostri ristoranti, quali sono le condizioni, quali sono i paletti e le imposizioni e le direttive che dobbiamo rispettare. Aspettiamo, certo, non possiamo pensare di tornare a 2 mesi o 3 mesi fa, sarà una ripresa molto lunga. Io prevedo che per noi ristoratori ci sarà da soffrire almeno fino alla fine dell'anno. Stiamo preparando, di che è un'incognita, perché non sappiamo i clienti. Intanto se possono venire a ritirare da un altro quartiere, perché noi giustamente lavoriamo con gente di fuori, diciamo di altre zone. Per cui quindi dico, rimane un'incognita oggi. Stiamo aprendo come test qua in via Colonnerotta, mentre in via Nicolò Garzilli siamo aperti già da stamattina, diciamo con le vetrine direi quasi piene. Il resto, dico, il domicilio forse è quello che credo di più. Ma io non vorrei essere pessimista, però in queste giornate di inizio non mi aspetto nulla di buono. Infatti quello che mi dispiace è il personale, che ne sono rientrati solo, ma forse nemmeno un terzo stamattina al lavoro. Per cui vediamo come fa, è nostro dovere garantire le persone che lavorano. Però se non ce la facciamo siamo costretti realmente a licenziare, non possiamo fare altrimenti. Poca clientela, perché ancora non sanno bene come funziona, se possono entrare o non possono entrare. Ora faremo un pochino di pubblicità per comunicare i nostri servizi e speriamo bene, nel senso dobbiamo provare a resistere. A metà maggio o probabilmente inizio giugno inizierà la nuova fase con la riapertura totale, anche quindi dei posti a sedere. Quali sono le aspettative? Molto basse, nel senso che se qua noi si fa un calcolo che saremo al 30%, quindi noi naturalmente non potrò riprendere tutti i ragazzi a lavorare perché eravamo noi un bel po'. Avevamo noi una quarantina di posti a sedere. Avevamo una quarantina di posti a sedere, quindi significherebbe averne una decina, e capite bene che l'incasso sarebbe totalmente nullo, cioè si parla del 30% rispetto a prima. Quando alcuni costi fissi ci saranno sempre, luce, acqua, gas, affitto, questi sono fissi, poi fornitori, personale, spese, tasse, quindi si riapre solo per sport, non per guadagnarci.